è ridotta all'osso. Ma come sono sereni? Stanno andando precipitando in Serie B, sono sereni. Troppo facile, ma non ci credo, non c'è un solo interista che ha scelto. Certe cose sono capitate solo la Juventus. I buoni, i mail sms, poi riparto da Melli, vai. Basta, hanno negato un altro clamoroso rigore all'Inter. Marchisio, che non frena la rincorsa, va a colpire con i suoi stinchi i piedi del povero Castellazzi. La palla era ancora in gioco. Poi ancora, eccoli qui gli altri. Mario. L'hai saltata. Gli interisti non dice, gli interisti. Sì, era tutta una ricostruzione, sì, dice. No, cioè, il finale in era realtà bellissimo. Era espulsione di Marchisio. Non protestano mai. Poi ancora, Mario, tifoso interista, da quando sono nato 50 anni, il nostro presidente non sa che pesci prendere, sì, potrebbe lasciare tutto. Provate a domandarvi che cosa sarebbe successo se l'episodio del rigore sul Marchisio fosse stato ai danni di Pazzini. Cosa sarebbe successo, Zampini? Vabbè, lo sappiamo cosa è successo, ci sono stati altri episodi ormai 10-12 anni fa, purtroppo, non più recenti contro l'Inter. E quello che è successo è che tuttora abbiamo interviste di Simone e compagnia. Andiamo avanti ancora, forza! Sì, ancora. Visto giocare la primavera dell'Inter. De Carlo Piacentini, che idea ti sei fatto dell'Inter? Sentendo anche le loro spiegazioni. Proprio un'idea precisa che dovrebbe accadere in altra calciopoli per riportare in alto l'Inter. L'Inter sta rientrando piano piano nella normalità. È peggio. E cioè, fammi finire. Dici. La normalità dell'Inter qual è? Quella di vendere Roberto Carlos e di prendere 100 fanti, questa è la normalità dell'Inter. Quella di cambiare 27.000 allenatori, mi pare che hanno cambiato 4 allenatori in un anno. Ma Franco, sai quanti scudetti aveva vinto l'Inter prima di Calciopoli? Mi pare di sì, lo sai. Sai quante Coppe Italia, quante Coppe di Campioni? Non è che era il Chelsea che è arrivato dall'ultimo momento dell'era Abramovic. L'Inter ha una storia. Ma tu non l'hai nato! Io scelgo il culo. Te l'ho pure il bacetto sulla barba, però mi devi far chiacchierare. Non fai chiacchierare, però. Sto parlando della gestione Moratti, che per certi versi io credo che ogni tifoso di calcio vorrebbe un presidente. È uno dei presidenti più vincenti del campionato italiano, del calcio italiano. Unifico, c'è stato il disastro. Dobbiamo smetterla, tu e Zampini. L'Inter ha fatto il triplete nell'anno in cui non aveva più Ibrahimovic, non aveva più quale centrocampista che mi sfugge sempre il nome, che avete preso dalla Juve. L'Inter l'ha fatto con le sue forze. Fabio, ma Eto'o come l'ha preso vabbè, vendendo Ibra, ma che c'entra questo? Facendo una grande operazione di mercato, ricordo bene che Moratti è attualmente campione del mondo, presidente campione del mondo. Zampini, uscente. Fabio, se continuavano a cercare di vendere, di fare la compravendita con Adriano e Martins, era difficile arrivare ai Toro, sono una cinquantina di milioni, quello era un po' complicato. Era difficile, il Milan ci riusciva. Il Milan però ci riusciva, non sappiamo come riusciva a fare Zampini, però scusami, Ibra all'Inter gliel'hai venduto tu, mica sono venuti con un mito portando via. Quelli sono 4 anni, tu lo sai che sono 4 anni. Sai che sono 4 anni dai quali io personalmente rispondo anche a Gianluca, che diceva giustamente la lettera per me è ridicola, dalla Juventus 2007-2008. Allora per me è così. Gianluca, che sicuramente avrà letto alla grande e saprà memoria il mio libro, sa certamente che no, l'ha messa al cesso, l'ha buttato al cesso il tuo libro. No, non l'ho neanche avuto, giuro, non l'ho neanche ho criticato fortemente. Il libro è Ergot e Trone, racconta il trauma di un ragazzino di Roma che va a scuola e gli dicono che è un ladro. Zampini, ti faccio una richiesta in diretta. Ne ho sentito parlare. Compralo. Sì, parlatevi poi in privato. Chiudi, Zampini. Non lo possiamo ristampare per te. Vogliamo dire un'altra cosa. Quello che volevo dirvi però di questo capolavoro che scrissi 3-4 anni fa è un'altra cosa, che il secondo paragrafo del mio libro
si chiamava Ergo de Platini, Ergo de Mijatovic. Cosa voleva dire? Ora è aggiornato con rigore su Marchisio. Voleva dire, quando la Juventus c'ha il gol di Platini nell'Intercontinentale, lo ricorderete, stop di petto, palleggio al volo e gol al volo dall'altra parte. Annullato incredibilmente, partita in cui la Juve può diventare campione del mondo per la prima volta nella sua storia. La Juve sta zitta, Platini si sdraia. No, ma l'abbiamo vinto lo stesso. Si sdraia sul gomito e la vince uguale. Il gol di Mijatovic, la Juve perde la finale di Champions con un gol di fuorigioco di mezzo metro. Ma torniamo a casa pensando, abbiamo giocato male, silenzio, scusa, nessuno sa il nome. Io penso che me lo ricordo alla fine di quella partita, non dirò. No, se lo ricordi male, era Borussia Juve. Quella era Borussia Juve. Allora, mettiamolo così un attimo, chiudiamo i microfoni. Zampini, perché tutti parlano, la gente non sente. Zampini, mentre gli interisti rivendicano una superiorità morale nei confronti dei juventini, dicendo noi non abbiamo, che la gente Zampini non a nome dei juventini evoca una superiorità morale, nel senso noi non ci lamentiamo e accettiamo gli arbitri a differenza vostra. Finiamola qui, Jelpo. Volevo tornare all'argomento iniziale, le reazioni degli interisti studio. Io sono molto preoccupato perché loro, che sono così contenti, eccetera, non si rendono conto. Non siamo neanche preoccupati. Siccome veniva appunto, voi, io sono preoccupatissimo per voi, perché questa voi non mi siete. No, voi pensate che siccome quello che, dopo Calciopoli era tutto facile e c'eravate rimasti solo voi, e quindi qualsiasi operazione facevate, uno, riuscivate a prendere i giocatori, due, vincevate i campionati, perché per siccome mancanza, una stagione vai male, vuol dire che tutto il resto per mancanza di avversari. No, voi pensate che tutto voi siete diventati dei grandissimi e azzeccate tutto. E non vi siete resi conto che il mondo è cambiato e che adesso azzeccare tutto è difficile. E essere quartultimi in classifica. Valete anche per gli altri. No, risalire da lì è difficile. Sì, ma adesso vi facciamo vedere. Due minuti di riparto a te, Gianluca. Due minuti.